L'impero romano si espanse anche grazie alle invenzioni che innovarono i commerci, i trasporti, le armi. La cosiddetta tecnologia romana, che era applicata a diversi settori: ponti, acquedotti, dighe, energia idrica, gru, ma anche la sanità con le terme. La ruota, la carta nel secondo secolo, la macchina da scrivere, il frigorifero, sono tutte scoperte che hanno rivoluzionato la vita dell'uomo. Grazie al software open source inventato da un italiano famoso in tutto il mondo, Massimo Banzi, oggi ognuno di noi può inventare, connesso ad internet, l'oggetto che più gli è utile. Non c'è più bisogno di aver conquistato tutti i paesi del bacino del Mediterraneo per mettere a sistema le intelligenze, i costumi e le scoperte dei popoli. Insomma, chiunque ha un costo relativamente basso può inventare l'oggetto che rivoluzionerà la vita. Questi moderni inventori, ingegneri, artigiani tecnologici, sviluppatori delle invenzioni più bizzarre si riuniscono alla Maker Faire, dove i più giovani possono mostrare e cercare finanziamenti per le loro invenzioni, un'esposizione che si tiene in molte città del mondo e che proprio in questo weekend è a Roma con il sostegno del Ministero del Lavoro. Un salto nel futuro, insomma, dove ad esempio sta nascendo il primo network di reti umanitarie, una onlus per i 5 miliardi di persone che non si possono permettere apparati biomedicali. Un'incubatrice progettata online può essere stampata con le stampanti in 3D in qualsiasi parte del mondo, salvando le vite a gran parte di quei bambini, il 90% di quelli a rischio, che muoiono nei primi 5 giorni di vita proprio perché non hanno un'incubatrice prenatale.